Sulla panoramica i rappresentanti sindacali di FILT CGIL Franco Rolandi, FIT CISL Andrea Mascitti e FAISA CISL Luciano Lizzi chiedono conto dei 400.000 euro stanziati attraverso la legge regionale del 28 dicembre scorso. Il contributo doveva essere ripartito in 150.000 euro per il ripristino delle corse tagliate dal comune di Chieti a causa dei problemi di bilancio e altri 250.000 per i dipendenti della panoramica. Dopo il taglio in busta paga deciso dalla società. I soldi sono ora bloccati dalla richiesta da parte della società di firmare un accordo sindacale sul pagamento delle ferie pregresse, una sorta di ricatto. Vanno giù duro le organizzazioni sindacali. Patrizio Gobeo, FILT CGIL. Tra l'altro martedì c'è stato un incontro in Confindustria a cui ha partecipato anche il sindaco Ferrara. Lei era presente. Cosa ne è venuto fuori? C'è stato un nulla di fatto, in quanto la società, possiamo dare atto che avrà delle crisi, delle difficoltà, ma anche i lavoratori hanno delle difficoltà e quanto proposto dalla stessa non è proponibile, in quanto loro sono disponibili. Tanto per ricordarlo, ci sono 400.000 euro in ballo che devono essere suddivisi in 250.000 euro da ristoro ai lavoratori e 150.000 euro per effettuare dei servizi. La condizione sine qua non che pone l'azienda è che per ottenere i 250.000 euro si deve effettuare una conciliazione a titolo individuale con un importo irrisorio di 100 euro. È improponibile perché andremo a scongiurare ciò che le segreterie nazionali, che sono passate attraverso una procedura referendaria, hanno stabilito in una giornata di ferie pari a 8 euro al giorno. Quindi va da sé che non si può fare uno sconto del 90% su quello che chiede l'azienda. I sindacati sono pronti ad andare dal prefetto. Proveremo e ringraziamo pubblicamente il dottor Ferrara che si è prodigato e ci sta dando una mano. Se qualora l'ultima soluzione che è stata proposta non dovesse trovare riscontro, si farà questo passaggio con Sua Eccellenza del Prefetto. Insomma, la rivendicazione principale la ribadiamo qual è? È il fatto di poter ottenere, noi non chiediamo il 100% del dovuto, ma trovare una mediazione che possa essere un punto di caduta che mette in equilibrio la società e nel contempo possa dare soddisfazione anche ai lavoratori. Noi abbiamo provato anche a dare come indicazione all'azienda una dilazione nel tempo di quel denaro. Non c'è stata risposta positiva da parte dell'azienda.